Ciao D'Antonio di Calzatura Nucca e benvenuti a questa nuova presentazione delle nostre collezioni autunno-inverno 2021-2022. Oggi il tema di questa puntata sono gli anfibi a modo nostro. Cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo a vedere una delle scarpe più di tendenza e più di moda, che ormai sono diventate delle scarpe classiche dell'inverno, a modo nostro però, cioè fatte con dei pellami più morbidi dei normali anfibi, con delle suole anche più leggere e quindi con un concetto di scarpa assolutamente comoda, perché molte volte gli anfibi più blasonati della storia hanno dei pellami magari troppo rigidi se sono pellami e quindi non sono comodi per tutti i piedi. Noi invece ci rivolgiamo a persone che vogliono tenerli addosso dalla mattina alla sera, magari per lavoro, e quindi devono avere un comfort come quello di una cascata da ginnastica praticamente. Ecco quindi che andremo a vedere degli anfibi leggeri, morbidi, ma anche esteticamente un po' particolari, e ora scoprirai perché. I primi anfibi che andiamo a vedere sono dei tipici anfibi neri. Hanno un gusto comunque sempre raffinato, perché il gusto femminile per noi è molto importante, e questi in particolare sono di fruit, hanno la suola piuttosto alta, leggerissima, e la pelle che è in nappa, quindi anche questa, come vedi, puoi portarla tranquillamente. Hanno tutti la zip, vedi, zip laterale, così diventa anche poi molto facile indossarli senza slacciarli, e questo ti assicuro che è un grande compagno di giorno, nel senso che quando vuoi utilizzarlo è molto comodo. Altro anfibio, apparentemente sempre nero e normale, è questo di Laura Bellariva. Qui abbiamo un'altra particolarità, abbiamo queste borchiette sul tallone e poi questa suola che è davvero particolare, speciale, suola microporosa normale, ma guarda che tutta questa fascia in cuoio che lo rende sicuramente più chic e più raffinato anche questo. Pellame, vitello pieno fiore, quindi anche lucido, è così. Altro anfibio che andiamo a vedere è questo, sempre pulito, in questo caso abbiamo un'altezza leggermente più alta, questa fibbia. Questo è di Guglielmo Rotta, anche questo in vitello, morbidissimo, fodere naturalmente, guarda, tanto per vedere, sono delle fodere che brillano all'interno ed è molto importante perché poi il piede va a contatto con la fodera e la suola è sempre molto molto leggera, nonostante l'estetica sia alta. Altro prodotto sempre di Laura Bellariva, abbiamo questo anfibio che si caratterizza dalla presenza di questo accessorio centrale qui e la fibbia laterale e questa altezza un po' più alta del normale, come vedi si alza e quindi questo tacco diventa quasi un 5 cm. Abbiamo anche questo tallone lucido e la nostra solita zip laterale. Infine, per chiudere gli anfibi neri, ti faccio vedere questo. Tipicamente con la V dorata di Via Roma, è di Via Roma appunto, questo è tipico pulito liscio anfibio nero, stile sempre raffinato, pellame morbido e zip laterale con la sua facilità d'ingresso. Gli anfibi su cui andiamo a porre l'attenzione adesso invece non sono neri, i prossimi 5 anfibi quindi hanno i colori diversi dal nero, partendo da un bel color cuoio vivace, e ti faccio vedere questo cuoio chiaramente chiaro con queste sfumature scure delle fibbie color cuoio più scuro, naturalmente la zip per evitare tutto questo affare di fibbie, e poi ti faccio notare anche il tacco con questa, vedi questo tacco che è anche qua di 4 cm con questa fasciatura in pelle e questo pezzettino di tacco, quindi dall'idea di essere un tacco basso però in realtà ha anche questa altezza. Oltre che questo colore naturale chiaro, è molto bello anche questo colore che è tra il testa di moro e il fango, quindi un colore neutro scuro con le fibbie nere, ok, quindi anche questo qui ha le stesse caratteristiche, zip, stessa fasciatura del tacco e questo colore un po' particolare ma direi molto molto neutro. Andiamo a vedere ora un anfibio che invece è in testa di moro, anche questo è un prodotto artigianale made in Italy, leggerissimo perché questa suola è super leggera e qui invece ti offriamo la possibilità di avere un colore testa di moro. Andiamo avanti con un altro colore particolare, in questo caso è questo verdone bottiglia, bellissimo per un look total black di abbigliamento, oppure chiaramente si può essere utilizzato anche con tutti i colori del marrone, dei naturali, e dà un look anche questo diverso rispetto al solito anfibio. Infine l'ultimo che andiamo a vedere, che è questo, in realtà è un anfibio nero, però ha la particolarità di avere questa suola color crema
e i lacci marroni, quindi l'effetto globale, diciamo così, è diverso rispetto al classico anfibio Total Black. Qui invece abbiamo questo colore che è neutro e si può, secondo me, abbinare molto bene a questo mondo di anfibi dai colori neutri. L'ultimo blocco di anfibi, i prossimi 5, invece sono quegli anfibi che noi definiamo particolarmente comodi, particolarmente morbidi, quindi magari delle linee meno aggressive ma dei pellami ancora più soffici. E mi raccomando, guarda fino in fondo perché gli ultimi due sono davvero super. Partiamo con questo che è un anfibio che è in nappa, quindi pelle morbidissima, si caratterizza dalla presenza della suola carro armato miele e del bordo in cuoio, quindi hai questo effetto che è come quell'ultimo visto prima, diciamo l'anfibio è nero ma in realtà ha anche degli abbinamenti che lo legano molto al mondo dei colori naturali. Restiamo invece ora su un anfibio che è molto simile, però in questo caso completamente nero. Suola di microporosa leggerissima e guarda che flessibilità, che morbidezza, anche qua i pellami sono di altissimo livello, sia esterni che interni, per avere un'esperienza di cammino davvero ottima. Andiamo avanti con un altro anfibietto molto leggero, anche qui abbiamo questa suola un po' altina ma sempre leggera e questo pellame che invece è un effetto tra l'opaco e il lucido, quasi un naplac, quindi un effetto un po' stropicciato, lucido così, molto leggero. Ora, gli anfibi di cui ti dicevo che sono strepitosi sono questi. Questi sono di Marabini, azienda che fa delle scarpe come i guanti, chi le ha già acquistate sa di cosa parlo, e quest'anno si sono cimentati anche loro con un anfibio, però fatto un po' diverso, quindi fatto con il bordone qui, prodotto super leggero, e guarda anche che bella la fodera, in questo caso gialla, quindi molto forte, molto grintosa anche questa, e ti assicuro che con questo bordo trovi anche un prodotto un po' diverso. Infine l'ultimo pezzo, sempre di Marabini, è lo stesso prodotto però in questo caso con il tacco di 6 cm. Quindi abbiamo la suola in gomma, carro armato, leggera, pellame morbidissimo, sempre zip laterale e altezza di tacco. Quindi per avere questo gusto di anfibio ma con un po' di tacco anziché a terra. Bene, quindi se anche a te piacciono le scarpe grintose, sportive, adatte ad essere portate anche col cattivo tempo, che ti diano questa immagine giusta per questa stagione, puoi venire in negozio, ti assicuriamo che saranno delle piume per i tuoi piedi. Noi ti aspettiamo qui oppure sul nostro sito www.calzaturenucca.it dove potrai anche acquistarli serenamente online, tanto ti assicuriamo che le scarpe saranno comode.